Salve a tutti e bentornati sul canale YouTube dell'Uncinetto d'Argento. Prima di tutto voglio salutare i nuovi iscritti e mandare un grosso abbraccio a tutte quelle persone che mi seguono fedelmente anche sulla pagina Facebook, oltre che sul canale YouTube. Quella che vi vado a mostrare oggi è una pochette sagomata che ho deciso di realizzare insieme a Fata Morgana in questi colori moda, bianco e color Tiffany. È una pochette che mi avete chiesto in tante e io ho deciso di accontentarvi. Vi dico già che è una lavorazione molto lunga, io ho impiegato circa una settimana per completarla, però devo dire la verità che se anche siete delle principianti e avete voglia di cimentarvi in qualcosa di diverso dal solito, questa pochette fa per voi. Ho cercato nel video di essere il più esaustiva possibile e precisa nel farvi vedere i vari passaggi. Ci sono tanti modi di lavorare questo tipo di pochette, io ho cercato quello più semplice. Cos'altro dire? È un lavoro che dà tantissima soddisfazione, ogni tanto può capitare qualche piccola imperfezione, lo potrete vedere, anche io non sono perfetta, perché anche io ho ancora tanto da imparare e spero però di essere abbastanza brava da poter divulgare a voi quello che ho imparato e i miei piccoli trucchi. Come sempre i materiali sono, come vi ho detto, di Fata Morgana, a cui mando un grosso abbraccio e un saluto, e possiamo iniziare a realizzare la nostra pochette sagomata. Questo tutorial ha una sua piccola storia. Circa un mesetto fa sono stata contattata da una signora di nome Luisa che mi ha scritto sulla pagina Facebook: Silvia, ho trovato sul sito di un fornitore questa rete sagomata, ma non riesco a capire come utilizzarla per fare la pochette. Mi puoi aiutare? Così ho deciso di prendere al balzo questa sfida nuova che mi si prospettava, e da qui nasce questo tutorial. La pochette sagomata che voi vedete è la pochette che mi è stata data da Fata Morgana, e insieme abbiamo scelto di realizzarla in due colori moda. E con un filato molto particolare. Questo filato si chiama Swan Mignon. Qual è la differenza tra lo Swan normale? Che lo Swan normale si lavora con un uncinetto tra il 3, il 3,5 e alcune addirittura col numero 4. Lo Swan Mignon può essere lavorato con un uncinetto che va dal 2,5 al 3,5, perché è praticamente come diametro circa la metà di un cordino Swan normale. Quindi abbiamo scelto di abbinare a questo cordino Swan Mignon color Tiffany, che sarà il colore dell'estate, a un cordino sempre Swan Mignon bianco lucido. Lo Swan si trova anche color panna, ma invece piaceva proprio questo bianco acceso abbinato al Tiffany, che crea secondo me un binomio molto carino. I sacchetti che vedete sono circa da 500 grammi l'uno. Oltre questo, ho scelto per personalizzare un pochino la pochette degli accessori un pochino particolari. Innanzitutto ho scelto di attaccare a quello che sarà poi il fondo della nostra pochette dei piedini. Questi piedini hanno la caratteristica di avere queste alette, vedete, che possono essere poi inserite all'interno proprio del corpo della pochette. Una volta aperte le alette rimangono fissi. Io ne utilizzerò due o quattro, adesso ve lo dirò poi alla fine del video. Come agganci laterali per la tracolla ho scelto di utilizzare questi ganci, sempre con le alette, che avete già visto nel tutorial della pochette Missoni. Si tratta di ganci ai quali viene poi attaccato successivamente un anello moschettone di questo tipo, vedete? In modo che se volete staccare la catena dalla pochette potete portarla a mano senza catena. E appunto come catena ho scelto questa, colore argento, che è molto simile a quella sempre della pochette Missoni, solamente che quella era color oro, questa è color argento. Per quanto riguarda la chiusura, Fata Morgana e io abbiamo pensato a una chiusura un po' particolare, eccola qui. Vedete? Questo tipo di chiusura che verrà applicata nella parte superiore della nostra pochette per chiudersi è una chiusura di tipo magnetico, vedete? Qui c'è un magnete
che verrà fissato più o meno in questa zona, quando poi le due parti vanno ad avvicinarsi, si attirano l'una con l'altra e rimangono ben fisse. Io lo trovo molto carino e veramente di moda design perfetto per l'estate che sta arrivando, ma anche elegante per borse un pochino più impegnative. Mi prendo un minuto per spiegarvi il perché fare una borsa con questa rete sagomata. Quali sono i pregi e quali sono i difetti? Allora, partiamo dai pregi. Il pregio è che, come potete vedere, lungo tutto il bordo della nostra pochette c'è una parte, in, chiamiamoli quadratini, che sono leggermente più grandi rispetto a quelli del corpo, diciamo, della nostra pochette. Questo perché? Perché questa pochette viene concepita attraverso questi quadratini più grandi per essere cucita e assumere già da sola la sua forma definitiva. Questo cosa vuol dire? Che quando io avrò coperto con il filato tutta la mia pochette, mi basterà semplicemente andare a cucire le varie parti della mia pochette sfruttando i chiamiamoli quadratini più grandi che sono già stati predisposti, quindi non c'è bisogno di prendere misure, di tagliare. La pochette è già fatta, andrà semplicemente coperta con il filato, foderata e ovviamente attaccheremo gli anelli, le chiusure, tutto quanto. Quindi questo è un pregio di questa pochette, il non dover star poi, come per le pochette in cordino normale, a dover essere noi a prendere la misura della rete, ritagliarla e tutto. Il, chiamiamolo difetto, è che questo tipo di lavorazione su rete non viene fatta con l'uncinetto, ma viene fatta con l'ago. Quindi per poter lavorare questo tipo di pochette avete bisogno per forza di un ago tirafettuccia o comunque un ago da lana, cioè quelli che hanno l'asola abbastanza grande da far passare il cordino. Io personalmente non lavorerò la pochette con il filato preso direttamente dal sacchetto perché ho necessità di cambiare colore più volte o semplicemente di potermi a un certo punto fermare e prendere del nuovo filo, perché se voi entrate con il filo sempre attaccato, dovete stare ogni volta a tirare, prima o poi il filo termina. Quindi il mio consiglio è questo: fatevi delle piccole matassine per ogni colore. Quanto lunghe non ve lo so dire perché quando voi tirate il filo dal sacchetto, io posso avere una certa presa, una certa manualità che è diversa dalla vostra. Prendete magari il palmo della vostra mano, calcolate 3-4 giri intorno. Però vi ripeto, questo è soggettivo, dipende sempre dalla misura della vostra mano, da come tirate il filo. Essendo lo swan mignon più sottile rispetto allo swan normale, vi consiglio di metterlo doppio, onde evitare che si veda poi la rete a termine della lavorazione. Fate un nodino, scorsorio, così magari se avete necessità di sfilare il lavoro non dovete stare a tagliare con le forbici o fare dell'altro. E questo è tutto. Andiamo quindi a iniziare la nostra lavorazione. Io inizierò la mia lavorazione con il filato color Tiffany. Vi vado a illustrare brevemente come lavoreremo la nostra pochette. Allora, voi mettete la pochette in questa posizione, che sia da un lato o dall'altro è indifferente perché il risultato non cambia, cambierà poi nel corso della lavorazione con il filo. Quindi il vostro, diciamo, lato bello e lato brutto si formano automaticamente. Il tipo di lavorazione che ho scelto io è una lavorazione in verticale. Cercherò di creare quindi un primo pannello con questa parte della borsa, un secondo pannello con questo che è nient'altro che il nostro fondo borsa con i suoi laterali e infine il terzo ed ultimo pannello che costituiscono, diciamo, il retro della borsa e la patella, vedete? Infatti, quando noi andremo a cucire la borsa, questo sarà il pannello frontale e questa sarà la nostra patella. Vi ho detto che io ho scelto una lavorazione bicolore, quindi andremo ad alternare il Tiffany e il bianco in modo parallelo e in verticale. Sulle pochette sagomate ci sono tantissimi esempi di lavorazione, sia su YouTube, specialmente
su canali stranieri, perché in altri paesi questa tecnica è già utilizzata da diverso tempo, in Italia è arrivata da poco. Ho visto diverse lavorazioni in stile geometrico, con quadrati, triangoli, frecce. Io ho scelto una lavorazione in verticale che somiglia molto al punto canestro. Per prendere le misure del mio spazio di lavoro iniziale, ho preso come punto di riferimento, ora poi ve lo farò vedere ingrandendo l'immagine, i secondi quadratini del lato corto. Quindi la mia lavorazione partirà da qui, forse così lo vedrete meglio, e salirò in verticale in modo dritto. Quindi a un certo punto mi ritroverò ad avere dello spazio in più, sia alla mia sinistra che ovviamente alla mia destra. Questo spazio sarà costituito di tre quadratini, caselle, come li vogliamo chiamare, più la casella del nostro bordo. Qui farò un altro tipo di lavorazione che sarà in diagonale. Io partirò da questi due fori e salirò dritta in verticale. Comincio la mia lavorazione mettendo un certo numero di filo sul mio ago tirafettuccia, faccio il nodo alla base e comincio a lavorare dal secondo foro partendo da destra, quindi entro qui. Qual è il difficile di questa lavorazione? Riuscire a mantenere il nostro filato sempre nella direzione giusta, cioè i fili non dovranno mai fare questo lavoro, ma dovranno sempre correre parallelamente nella stessa direzione. Vi dicevo che questa lavorazione somiglia un pochino al punto canestro perché prosegue in verticale sfalsata su due righe. Quindi noi siamo entrati qui, secondo foro da destra, e siamo nella prima riga. Il punto successivo, cioè quello in cui io dovrò andare ad entrare, sarà il terzo foro partendo dal basso, quindi prima riga, seconda riga, terza riga. Noi siamo entrati qui, il primo foro, secondo foro, terzo foro, quindi entro qui con il mio ago e porto fuori il filo. Per essere certa che la mia lavorazione venga dritta, io che cosa faccio? Arrivata a questo punto, aspetto di essere quasi alla fine, metto il pollice sulla lavorazione e tiro il filo. In questo modo sono sicura, vedete, che i miei fili non si accavallino e tengo il filo poi ovviamente in tensione dietro. Questa parte di filo, che è quella che esce dal mio cordino, io posso scegliere se cercare di ingrobarla all'interno della mia lavorazione in questo modo o di nasconderla poi successivamente. Per ora, per farvi vedere, io lavoro così, poi successivamente lo andrò a nascondere. Come proseguo? Vi ho detto che somiglia al punto canestro. Bene, perché il secondo punto che andiamo a lavorare, noi andiamo ad entrare nella seconda riga, quindi prima e seconda, a fianco a dove siamo entrati prima. Vedete, qui noi abbiamo una maglia, questa, composta da tre caselle. Entrerò praticamente nella seconda casella a fianco, quindi qui. Entro qui e porto fuori il mio filo. Cercate, anche se lavorate nella parte di dietro, di mantenere comunque il vostro filato non accavallato, questo vi aiuta poi successivamente. Ogni frammento, ogni maglia della nostra pochette è composta da tre quadratini, quindi 1, 2 e dentro qui. Ed ecco che ho fatto il mio secondo punto. Come proseguo la lavorazione? Dovrò realizzare un punto identico al primo che ho lavorato. Andrò ad entrare
nel secondo foro rispetto a quello che ho lavorato prima della terza riga. Quindi entro qui, tengo il mio filo e vado ad entrare nel terzo foro della prima riga partendo da destra, quindi qui. Vedete, praticamente tutta la nostra pochette non è altro che un'alternanza tra questo punto e questo più in alto, differenziati da un quadratino. Questo quadratino che voi vedete qui in mezzo verrà poi coperto successivamente quando faremo il bordo di tutta la pochette. A questo punto non devo fare altro che ripetere nuovamente questo passaggio. Quindi vado ad entrare nel secondo foro rispetto ai tre che ho lavorato precedentemente, alla nostra sinistra, e dovrò ovviamente entrare nel terzo quadratino per formare la mia maglia. Quindi 1, 2. Arrivata a questo punto ho terminato il mio primo giro di lavorazione con il color Tiffany. Vedete che ho smesso di lavorare una volta arrivata alla seconda, al secondo foro rispetto al mio bordo. Vado a tagliare il filo e poi lo nasconderò tra le maglie. Se avete due aghi tirafettuccia, potete anche non tagliare il filo, ovviamente, continuare inserendo un nuovo ago e magari riprendere più avanti la lavorazione. Adesso devo iniziare la lavorazione con il filato bianco, quindi faccio sempre il mio filo doppio, il mio nodino alla fine e inizio la stessa lavorazione. Lavoreremo sempre con questo metodo in verticale. Con il filato bianco vado ad entrare in questo punto, cioè dove ho lavorato la mia prima maglia, che corrisponde alla terza riga partendo da destra. Quindi entro qui e porto fuori il mio filo. Porto fuori il filo e vado a ripetere lo stesso tipo di lavorazione che ho fatto per il color Tiffany. Quindi che cosa farò? Conterò i metri spazi ed entrerò qui. Vedete che ho praticamente creato la stessa lavorazione fatta con il Tiffany con il filato bianco. Per fare il punto successivo non devo far altro quando faccio il giro in bianco che andare ad entrare nell'ultimo punto dove ho lavorato con il Tiffany. Quindi entrerò qui, porto fuori il filo e vado di nuovo a contare i miei tre spazi. Quindi 1, 2, 3, entro qui. Porto fuori il mio filo, vedete? E proseguirò così per tutto il giro. Quindi l'importante è ricordarvi sempre che quando dovete uscire passando da sotto, dovete sempre uscire dal foro dove avete lavorato la maglia color Tiffany e proseguirete così per tutto il vostro giro. Ovviamente, quando avrete lavorato l'ultima maglia in questo punto, non proseguite all'interno di questa riga più stretta, vedete che si genera qui, perché noi dobbiamo lavorare sempre restando nei limiti di questa riga. Quindi non proseguite andando oltre. Quando avrete finito il giro in bianco, entrerete con il Tiffany in questo punto, passando ovviamente da dietro, quindi qui. E ripetete la stessa lavorazione per tutto il pannello fino ad arrivare a questa riga che, come vi ho detto, è la riga leggermente più spessa come fori
perché è quella che va a delimitare il primo pannello rispetto a quello che sarà poi il fondo della nostra borsa. Ma questo non è un problema, quindi voi andate a lavorare fino a questa linea. Ve lo segno anche da questa parte, voi contate che questo è il nostro laterale, quindi questa riga è quella dove io devo terminare la mia lavorazione. Come potete vedere, io mi sono fermata alla penultima riga della mia lavorazione. Come vi ho illustrato in precedenza, il difficile di questo tipo di lavorazione è riuscire a mantenere sempre le maglie lavorate dritte. Può capitare ogni tanto di avere qualche piccolissima imperfezione, io ad esempio ne ho fatta una qui e una qui, però nel complesso devo dire che la lavorazione è venuta nel modo corretto. Adesso dovremo fare l'ultima riga del nostro pannello color Tiffany. Vedete che ovviamente qui ci troviamo in una situazione molto particolare sui due angoli. Vi faccio vedere come io affronto questo tipo di spazio. Ovviamente con il mio ago e il mio color Tiffany vado ad entrare questa volta in questo punto. Vado ad entrare qui, esattamente dove se fossimo stati al centro della lavorazione, avrei avuto il mio terzo foro. Entro ovviamente là dietro. E mi porto fuori il filo. Vado ad entrare nella maglia bianca sottostante. E faccio il mio primo punto. Per il punto successivo vado ad entrare in questo foro, ovviamente passando da dietro. Questi fori laterali saranno poi quelli che ci permetteranno di cucire la pochette, quindi cerco di lasciare la mia lavorazione molto morbida perché dovrò ovviamente poi andare a ripassare in questi fori. Quindi vado ad entrare qui. E rientro nella maglia bianca sottostante, quindi in questo punto. E proseguo così lungo tutto il mio giro. Ovviamente, arrivati a questo punto, vedete che ci abbiamo una maglia in più. Vedete? Perché noi dovremo entrare in questa. Come ci comportiamo? Invece che fare una lavorazione a 3 maglie, in questo caso la facciamo da 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi io entrerò in questo punto, uscirò fuori con il mio filo e rientrerò qui. Nel punto successivo abbiamo di nuovo le 3 maglie, quindi il problema non si pone. Ogni qualvolta, solo per quest'ultimo giro, ci ritroviamo con 4 fori, lavoriamo una maglia più lunga. Questo perché la nostra lavorazione deve fermarsi in modo omogeneo su questa linea. Quando arrivate da questa parte, ovviamente vi ritrovate la stessa situazione che c'era qui. Non vi preoccupate perché quando arrivate a questa maglia, invece che fare una lavorazione da 3, ne farete semplicemente una da 2. Non c'è nessun tipo di problema. Ve lo faccio comunque vedere una volta arrivata a fine giro. A questo punto ho fatto la mia terz'ultima maglia di 3 e devo fare le ultime due. Qui vedete che ho 1, 2 e tecnicamente 4 maglie, però questa è talmente piccola che quindi non la vado a contare, vado direttamente a fare una maglia lunga da quelle che dovrebbero essere alla fine 4. Però come aspetto assomiglierà molto a una maglia da 3 perché questa è veramente molto molto piccola. Ecco qui, e la mia ultima maglia sarà da 2, vedete questo e questo spazio. Ecco fatto. In questo modo ho terminato il mio pannello. Adesso taglierò il filo e lo andrò a nascondere tra le maglie e dovremo passare a lavorare i nostri due laterali. Per quanto riguarda la lavorazione dei laterali è estremamente semplice. Non si tratta altro che lavorare in diagonale su due linee partendo dal primo foro nell'angolo. Vedete, io qui sono già entrata. Poi come ho calcolato il foro nel quale entrare successivamente?
Ho preso come punto di riferimento il primo quadratino alla destra, quindi voi entrate nell'angolo, contate un quadratino a destra e dovreste entrare nel quadratino superiore. In questo caso vedete che sono entrata in quello che era già un quadratino occupato dalla lavorazione in verticale. Quindi sono entrata qui, ho contato una a destra e una a salire e sono entrata dentro. Si esce poi, passando da sotto, salendo da questa parte, quindi voi entrate qui, uscirete dal foro successivo a sinistra, quindi questo, conterete un foro a destra e un a salire. In questo caso qui noi abbiamo la lavorazione fatta di tre maglie, quindi dobbiamo andare ad entrare sotto la lavorazione nel foro che sarebbe il secondo foro della nostra lavorazione a 3. Quindi io ero qui, sono uscita da questa parte passando da sotto, conto una maglia, un foro a destra, un foro a salire, quindi vado ad entrare sotto la lavorazione in verticale e ripeterò la stessa cosa per entrambe le parti, quindi tornerò indietro, uscirò qui a sinistra, conterò una maglia a destra e una a salire, quindi entrerò nel punto di congiunzione tra il filato Tiffany e il filato bianco e si continua così. Quando vedete che inizia ad allargarsi la nostra lavorazione, il discorso non cambia. Vedete, io sono uscita in questo punto, conto una lavorazione a destra e una a salire, quindi mi ritroverai qui. Il problema qual è? Che non possiamo lasciare questo spazio libero, quindi vado ad allungare la mia lavorazione fino ad entrare in questo foro. Quindi, se io entrassi qui, vedete che lascerei questo spazio libero. Allungo la mia lavorazione fino ad entrare qui. La cosa importante quindi è collegare sempre questa linea con la lavorazione già fatta. Quindi io andrò ad entrare qui e porterò fuori il mio filo. Ed esco fuori, vedete che in questo modo ho coperto tutta questa parte in plastica che non si deve poi vedere alla fine. Quindi il discorso è semplicemente da adattare in base al punto in cui mi trovo. Adesso uscirò in questo foro e se dovessi andare a seguire il ragionamento di prima, dovrei contare una maglia sulla mia destra, quindi questa, e dovrei salire di una, quindi dovrei entrare qui. Ma come abbiamo detto, noi dobbiamo andare a lavorare attaccandoci a questo tipo di lavorazione, quindi non andrò ad entrare qui, ma mi farò spazio con l'ago ed entrerò esattamente qui, a metà tra i tre fori che compongono la mia lavorazione in verticale. Bisogna semplicemente stare attenti a non andare poi a piegare questo tipo di lavoro, quindi non entrate mai così, ma passate sempre lateralmente. Stessa cosa accadrà per i giri successivi. Qui, ovviamente, avendone di più, il filo tenderà ad essere più lungo, ma non vi dovete preoccupare assolutamente di questo. Ci vediamo alla fine per farvi vedere come si chiude questa parte di laterale. Per quanto riguarda l'ultimo punto della lavorazione, io ero uscita qui, passando da sotto, e sono andata ad entrare in questo punto, praticamente qui avevamo una maglia formata da due maglie piccole e vado semplicemente a tirare il filo. Questo è il risultato, finale che dovremo avere per quanto riguarda il nostro laterale. Questa parte che voi vedete in plastica abbastanza evidente andrà poi nascosta nel momento in cui faremo la cucitura tra le varie parti, quindi questa parte non si vedrà. Un piccolo consiglio che mi sento di darvi: se vedete che la lavorazione del vostro laterale è troppo rigida e ci sono delle imperfezioni che non vi piacciono, piuttosto sfilate il tutto e cercate di lavorare un pochino più morbide. A questo punto vedete che l'unica parte che è rimasta, diciamo, fuori dal nostro laterale sono questi due punti che, come vi ho detto, andranno poi coperti con la lavorazione in bianco della cucitura.
Quindi a questo punto taglio il filo, lo nascondo tra le maglie e passo a fare l'altro laterale. In questo caso la lavorazione è esattamente la stessa che per questo laterale, semplicemente questa volta andremo da destra verso sinistra. Quindi una volta messo il filo nell'ago, voi entrerete da questo foro in questo modo, uscirete fuori e andrete ad entrare qui nella maglia che rimane nascosta sotto la nostra lavorazione da 3 punti e proseguirete andando a nasconderla qui e salendo utilizzate lo stesso metodo che avete fatto per questa parte. Vi ripeto, la parte fondamentale è che voi usciate sempre su questa linea e andiate a nascondere il tutto dentro la lavorazione in verticale in modo da non lasciare nessun tipo di spazio. Una volta terminato questo, passiamo a fare il centrale della nostra borsa. A questo punto il pannello primario della nostra borsa è terminato. Vedete che qui ho eseguito la stessa lavorazione che ho fatto a sinistra, ovviamente andando a creare specularmente le due parti. Adesso ci dobbiamo occupare di quello che è il fondo della nostra pochette più i suoi laterali. Anche qui ho pensato ad un bicolor, però un pochino diverso. Cioè faremo un'unica striscia verde Tiffany al centro e copriremo le parti restanti con il bianco. Però a livello di lavorazione utilizziamo lo stesso punto che abbiamo utilizzato per il pannello. Potete scegliere se partire dal lato destro o sinistro, io inizio dal destro per comodità. Allora, mettete come sempre il filo nel vostro ago, potete farlo magari un pochino più corto, potete magari fermarvi qui e poi mettere un nuovo filo, come vi trovate meglio per non avere tanto filo da armeggiare. Si inizia ovviamente da un lato. E abbiamo detto che vogliamo fare una striscia centrale verde Tiffany. La nostra striscia sarà composta da 3 quadratini, esattamente come abbiamo fatto in questa zona. Prendendo come punto di riferimento il centro del pannello, quindi questa riga, la nostra lavorazione può iniziare o dal punto superiore rispetto alla riga centrale o da quello inferiore. Io preferisco iniziare dall'alto. Quindi, considerando che questo è il nostro centro, io vado ad entrare nel foro superiore, questo. Sto usando un campioncino di filo corto per farvi vedere come iniziare la lavorazione, poi ne sfilerò e ne metterò uno più lungo. E come per questa parte del pannello faremo una maglia composta da 3 quadratini. In questo caso scendo e vado ad entrare in questo. Faccio la prima maglia. Per le maglie successive da lavorare non si tratta altro che fare un gioco a zigzag. Vado ad entrare sempre nella maglia di sinistra a fianco a quella in cui mi trovo, quindi non si procede in questo modo, ma così, quindi si va di lato e si va ad entrare nel foro che compone la nostra maglia di 3, quindi in conto 1, 2, 3 e dentro in questo. Ecco fatto. Ovviamente per fare il successivo non andrò ad entrare qui in basso, ma andrò sempre nel foro a fianco a quello che ho appena lavorato, quindi entro qui e scendo 1, 2 di 3 spazi. E faccio una nuova maglia. Proseguo in questo modo fino alla fine del mio pannello, quindi finché non mi ritroverò da questa parte. Qui ci sarà l'ultima maglia che andremo a lavorare. Fatto questo, vi farò vedere come introdurre il bianco e andare a riempire gli spazi che ci sono rimasti. Una volta terminata la lavorazione con il Tiffany, la situazione che vi si dovrebbe presentare è questa. Andiamo ad inserire il bianco. La lavorazione con il bianco è molto simile a quella che abbiamo appena fatto con il Tiffany. Ovviamente i punti sono allungati. Quello
con il procedere da una parte verso l'altra della nostra pochette. Ci andiamo ad attaccare con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per questa parte. Ovviamente inizieremo entrando da questo spigolo. Vedete che qui il buco non è perfettamente quadrato, quindi quando entrate fate attenzione a non rompere la pochette. E portate fuori il filo. Il primo punto che però andremo a lavorare non sarà in questa direzione ma in questa, quindi andremo ad entrare in questo foro in questo modo. Per i punti successivi sono anche essi fatti sempre in verticale. Entriamo in questo foro portando fuori il filo e andiamo ad entrare nel punto superiore, quindi sono sempre punti in verticale. Ovviamente il numero di maglie aumenta man mano che andiamo avanti e andiamo ad entrare in questo foro in questo modo. Anche qui, come abbiamo fatto per il laterale, la cosa importante è sempre uscire con il nostro ago da questa parte e lungo questa riga e andare poi ad agganciarsi alla riga che abbiamo fatto con il Tiffany. Quindi io proseguo in questo modo e anche se il numero delle mie maglie qui aumenta, a me non interessa, l'importante è sempre, come vi ho detto, uscire da questa parte con l'ago e andare ad entrare qui e così via. Ovviamente qui partirete con dei punti formati da 4, qui diventeranno 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Quando arrivate in questa zona, la cosa importante che dovete fare è questa: non entrate qui, ma andate ad entrare qui, cioè tra un punto Tiffany e l'altro punto, in modo che questa riga di plastica rimanga nascosta dalla vostra lavorazione. Quindi entrerete così e uscirete per poi entrare, in questo caso, in questo foro, in questo modo. E proseguite così fino ad arrivare a questo punto, entrerete poi in questo e proseguirete la vostra lavorazione fino ad arrivare qui, dove farete lo stesso punto che avete fatto da questa parte. Vi rimarrà quindi ovviamente questo quadratino libero. Terminato questo passaggio, ripetete la stessa operazione per la parte superiore. In questo caso però non avete una, diciamo, riga di Tiffany di riferimento, però potete facilmente immaginarvela. Noi abbiamo lavorato fino a questo angolo, quindi l'angolo che avremo sarà questo. Quando andremo ad entrare con il bianco in questa zona, entreremo lungo questa linea, che non è altro che il proseguo della riga del nostro angolo. Da qui in poi inizierà la lavorazione del pannello che compone il corpo della patella. Vi farò vedere da che parte iniziare e poi faremo anche qui i laterali. Una volta terminata la lavorazione con il bianco, dobbiamo iniziare il nuovo pannello. Io qui ho già fatto la prima riga per farvi vedere come vi dovete regolare per le misure. In particolare, vedete, non ho fatto altro che riprendere la stessa larghezza del pannello che ho fatto nella parte sotto. E ovviamente, attaccandoci alla parte in bianco, dobbiamo rifare le nostre maglie da 4 fori, mentre poi proseguiremo con quelle da 3 come abbiamo fatto sempre nella lavorazione sotto. Il fatto di farle da 4 è quello che ci permette di creare un ponte tra il pannello e la parte bianca.
Come dovete regolarvi per fare la misura del pannello, non dovete far altro che prendere gli ultimi due punti che avete lavorato nella prima parte e riportarli sopra. Quindi, se qui ho terminato in questo punto a due fori di distanza dalla parte in bianco, anche qui conterò 1 e 2 e inizierò la mia lavorazione. I punti lunghi, come vi ho detto, sono fatti da 4, mentre quelli più piccoli sono sempre da 3. Una volta terminato questo giro, non dovete far altro che prendere il filo di colore bianco e ripetere la lavorazione come avete fatto qui. Quindi entrerete o di qui o di qua, la scelta è vostra, passando da dietro con il filo bianco e farete la vostra lavorazione da 3 maglie alternate, quindi un punto sarà lungo fino qui, l'altro invece sarà fino qui e continuerete in questo modo fino alla fine alternando il bianco e il verde Tiffany. Quando arriveremo più o meno alla fine del pannello, mi fermerò un attimo per farvi vedere come si aggancia la chiusura della pochette. Arrivata a questo punto della lavorazione del pannello che forma la patella della pochette, mi sono fermata per farvi vedere come dobbiamo andare ad attaccare la nostra chiusura. In particolare vi dico quanto spazio vi serve per poterlo fare. Io ho preso come punto di riferimento il primo quadratino completamente formato di entrambi gli angoli. Vedete questi due? Ora ve li indico meglio così potete vederli meglio. Questo e questo. In totale da quadratino a quadratino ci sono circa 40 spazi. Sono andata a cercare esattamente la metà, quindi al 20° quadratino, e ho messo un filo per ricordarmi la giusta posizione. Dobbiamo fare questo passaggio prima di completare la patella perché la parte che va avvitata al corpo della nostra borsa non aderisce completamente se c'è già del tessuto, quindi la andiamo ad attaccare prima, ci giriamo poi intorno nel momento in cui andiamo a fare la nostra lavorazione e possiamo magari toglierla nel momento in cui foderiamo, però ci serve come punto di riferimento farlo prima. Allora, di quante parti è composta la nostra chiusura? Allora, abbiamo detto che c'è una parte magnetica che va attaccata dall'altra parte della pochette, ve lo farò vedere tra poco, e questa parte che è formata da una fessura e viene poi fissata con delle viti. Io qui ho già tolto le viti aiutandomi con un piccolo cacciavite. Ricordandomi dove devo entrare con la mia chiusura, non faccio altro che inserirla in questo modo, girare la patella nel verso giusto e andare a fissare le viti con l'aiuto di un cacciavite. Questo tipo di chiusura presenta però un piccolo problema. Quando la andiamo a fissare alla struttura della nostra pochette, voi probabilmente dal video non riuscite a vederlo bene, ma vi assicuro che è così, quando andiamo a fissare il primo pezzetto mettiamo leggermente in fuori la nostra chiusura e dobbiamo far combaciare ovviamente il cerchio in cui deve entrare la vite con il quadratino. Il primo quadratino combacia perfettamente, il secondo ci troviamo davanti a un pezzettino di plastica che impedisce l'attaccatura completa. Che cosa dobbiamo quindi fare? Ci segniamo o con un filo o con un pennarello qual è la parte in plastica che ci dà fastidio e con l'aiuto di un paio di forbicine la andiamo a tagliare, questo per permettere alla vite una volta inserita di aderire bene da una parte all'altra della parte in metallo. Ovviamente la chiusura non perde di efficacia per questo, è semplicemente un problema appunto di spazio. Una volta chiuse con le viti, vedete, c'è un minimo di gioco, però in generale è ben attaccato e siamo sicuri che non può scappare. Come facciamo a capire in quale punto dobbiamo adesso fissare il suo corrispettivo? Allora, prendiamo la nostra pochette che ovviamente ancora non è finita, tiriamo su gli angoli, o anche ne basta uno, e andiamo più o meno a fissare ad occhio dove vorremmo che la nostra pochette si chiuda. Diciamo che ad esempio a me piace molto in questo punto. E una volta chiuso l'angolo, più o meno ci siamo.
Quindi segno questo punto, vado a prendere il corrispettivo magnetico della pochette, allargo le puntine e lo vado a far passare tra due maglie, cercando di individuare più o meno dove può esserci un foro, e spingo semplicemente, vedete, in questo modo. Faccio una controprova, ecco fatto. Per fissare adeguatamente questo, metto la sua piastrina e vado a piegare verso l'esterno le due alette. Così sono sicura che da qui non si muoverà assolutamente. A questo punto potremmo già fissare i piedini della nostra pochette e poi continueremo ovviamente la lavorazione qui e faremo i laterali. Allora, i piedini si fissano nello stesso modo in cui abbiamo fissato la parte magnetica della nostra pochette. Vedete, anche questi hanno i piedini. Io ho deciso di metterne solo due per comodità. Adesso li vado ad aprire, quel tanto che basta da farli passare all'interno delle maglie. E ad occhio potrei andarli a mettere, vediamo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, partendo dall'angolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e li vado a fissare qui, nella parte verde, che è quella centrale, diciamo. Cerco di farlo passare attraverso i fori e spingo in questo modo, giro il mio lavoro e vado ad aprire le due alette e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Giro il lavoro e apro. Lo facciamo adesso perché poi mettendo la fodera tutto questo lavoro di fili e di alette poi rimane nascosto, quindi conviene sempre farlo prima. A questo punto mettiamo già anche i ganci per la catena. Questo sarà il fondo della pochette e questo è il nostro laterale. Vediamo un po'. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Più o meno qui, in un range tra la ottava e la dodicesima faccio passare le mie alette. Dobbiamo ovviamente fare un pochino di forza perché farla passare tre fori un pochino le andiamo ad aprire. Ecco qui, mettiamo il nostro blocco e chiudiamo le alette verso l'interno. Ecco fatto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, poi vado a terminare la lavorazione del mio pannello. Come potete vedere, dopo aver attaccato la chiusura, ho continuato la lavorazione del pannello. A questo punto dovrei fare un ultimo giro di Tiffany per andare a coprire questo spazio che è molto largo. Che cosa farò? Allora, ho deciso di entrare in questo punto dell'angolo, in questo modo. Qui lavorerò una maglia unica composta da un quadratino, quindi entrerò qui e farò una maglia. Qui non faccio nessun tipo di lavorazione, ma passando da sotto vado ad entrare qui, lungo il bordo, e lavoro qui una maglia composta alla fine da un quadratino, perché questo è talmente piccolo che non si vede. Per quanto riguarda i punti successivi avrò qui una maglia formata alla fine da un quadratino, anche se questo è piccolo, uscirò da qui ed entrerò qui. Qui abbiamo invece una maglia da 3 come quelle che abbiamo fatto normalmente, proseguiamo con una maglia da 2, una da 3 e così via. Quando arrivo qui avrò lavorato per ultima una maglia da 2, decido di lavorare anche qui facendo attenzione a non tirare troppo il filo, uscirò
Da questo quadrato che vedete qui nell'angolino della chiusura, ve lo indico da sopra, e farò una maglia da 1 per andare a chiudere questo spazio. Passando da sotto uscirò qui a fianco e rifarò una maglia da 1. Proseguo poi la lavorazione con maglie da 3 e da 2 alternate per arrivare poi qui all'angolo dove farò di nuovo la maglia da 1 che ho già fatto qui. In questo modo andiamo a coprire tutti gli spazi della lavorazione. Per quanto riguarda i laterali, non dobbiamo far altro che fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel pannello precedente. Quindi con del nuovo filo o utilizzando quello che avete già fatto quando arrivate dall'altra parte, lavorate sempre in diagonale. Nel mio caso io chiuderò il filo, entrerò qui con il filo nuovo e andrò a chiudere la mia lavorazione entrando in diagonale. Vi ho detto sempre contate una diagonale di un punto nell'altra parte. Ovviamente quando calcolate la diagonale, se lo spazio aumenta, andate ad entrare sotto le maglie del pannello centrale, esattamente come abbiamo fatto prima. La cosa importante è che questo spazio da qui a qui sia sempre chiuso, non ci devono essere buchi o lati vuoti, quindi facendo attenzione, mi raccomando, entrate anche sotto questo tipo di pannello e continuate così, stessa cosa dall'altra parte. Una volta fatto questo dobbiamo foderare la nostra pochette. A questo punto, una volta fatti i nostri laterali, la lavorazione del corpo della pochette è terminata. Non dovrete far altro che mettere la vostra fodera in questo modo, poggiarvi sopra la pochette, ovviamente prendere la misura e ritagliare la stoffa. Ricordatevi sempre che quando ritagliate dovete avere abbastanza spazio per fare il bordino, quindi io vi consiglio sempre lasciatevi un centimetro tutto intorno al vostro perimetro e poi tagliate, perché ad avere stoffa in più si fa sempre in tempo a tagliarla. Quando se ne ha in meno, buttarne via un pezzo intero per magari mezzo centimetro non è molto carino. Quindi io a questo punto vado a ritagliare la forma della mia pochette e applico la fodera. Ho finito di foderare la mia pochette e a questo punto non ci resta che assemblare con l'ago le varie parti e ovviamente fare il bordo, diciamo, di chiusura di tutta la pochette. Allora, come vi avevo già detto all'inizio, la pochette è concepita per assumere già la sua, chiamiamola, forma naturale. Quindi non ci resta altro che prendere l'ago e andare a cucire insieme le varie parti. In particolare io inizio da questo bordo. Vado ad entrare qui poi nasconderò quello che è il residuo di filo più avanti nella mia lavorazione, vado ad entrare nel corrispettivo nella mia prima parte della pochette e anche qui, come abbiamo fatto per tutta la lavorazione della borsa, cerchiamo più o meno di mantenere lo stesso livello. Ritorno da questa parte, praticamente non faccio altro che passare da una parte all'altra con l'ago in modo da chiudere le varie parti. In questo modo vedete che quella che era la parte, diciamo, in plastica della pochette che rimaneva in fuori viene completamente coperta. E proseguo in questo modo fino ad arrivare alla cima di questo angolo. Un aspetto importante che stavo dimenticando di dirvi è questo. Nel primo pannello che abbiamo lavorato, vi ricordate che avevamo lasciato questi spazi. Quando fate la bordatura, ovviamente, nel momento in cui vi trovate davanti due maglie vuote, andate ad entrare dentro la maglia più bassa, quindi nella seconda, e vi muovete come abbiamo fatto comunque per il bordo. Questo non cambierà nulla e andremo a riempire quindi gli spazi che ci servono. Vedete? In questo modo ho fatto il bordo della pochette e sono andata a riempire gli spazi che avevo lasciato vuoti all'inizio della mia lavorazione. Una volta finito il bordo della pochette non ci resta che attaccare la catena con gli appositi moschettoni e la nostra pochette è terminata. Io la trovo veramente bellissima e di grande effetto con questo bicolore poi abbinato
ha una catena d'argento così splendente, sicuramente sarà un must dell'estate che non potete assolutamente non realizzare. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial. Vi ricordo che se avete dubbi, domande o richieste potete trovarmi qui su YouTube, dove basta che commentate sotto un video, oppure mi trovate alle mail, nei contatti subito sotto i video e sulla pagina Facebook. Sono sempre a vostra disposizione per qualunque cosa. Grazie ancora per aver visto questo video e al prossimo tutorial.